Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco, oggi il rientro in classe per gli studenti della Campania ai microfoni di TV City, il messaggio augurale dell'assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati. Non manca il consueto aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano, resta stabile la situazione. Ieri a Torre del Greco l'arcivescovo Battaglia, in occasione della festa della Santa Croce, ha incontrato prima i giovani dell'oratorio dell'Assunta e poi in Basilica. Poi gli eventi, giunge alla 26ª edizione il Festival Etnos, ideato e diretto da Gigi Di Luca, domenica tappa a Villa delle Ginestre. In chiusura lo sport con la Turris, mercoledì di Coppa per i corallini che sfideranno la Viterbese. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Che sia un ritorno alla normalità. Con questo auspicio, l'assessore alla pubblica istruzione e vice sindaco Enrico Pensati fa i suoi auguri ai studenti di Torre del Greco per il nuovo anno scolastico. Ripartiamo in sicurezza, ha sottolineato Pensati. Invito tutti a rispettare i protocolli sanitari. Siamo felicissimi che finalmente riparte l'anno scolastico. Ho visto stamattina i ragazzi che entravano in scuola, abbiamo visto quello che è diciamo, l'allegro festeggiare dei ragazzi che si rivedevano in presenza dopo tanto tempo. Credo che sia, diciamo, un successo per tutti, per la nostra, diciamo, società che ha vissuto un anno sicuramente difficile. Ripartiamo insieme. Ripartiamo in sicurezza, invito veramente tutti a rispettare quelli che sono i protocolli sanitari. Un abbraccio davvero forte per l'impegno a tutti i dirigenti scolastici, ai docenti per quello che in quest'anno hanno fatto nella collaborazione che hanno dato al nostro assessorato, all'assessorato alla pubblica istruzione. Un abbraccio forte ai ragazzi, davvero in bocca al lupo e che sia davvero un ritorno alla normalità. Diminuiscono i casi nei comuni vesuviani. Ancora in calo i numeri dei contagi nel comune di Torre del Greco. Secondo il bollettino di ieri sera, infatti, sono tre le persone registrate che hanno sconfitto il Covid-19. Attestato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare. Si certificano invece due nuovi positivi. Continua così a mutare il bilancio dei contagiati, con 96 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata invece si è registrato un nuovo caso di contagio a fronte di 63 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,59%. Si registrano invece tre guarigioni, sono 62 cittadini attualmente positivi. Nel comune Oplontino inoltre le dosi di vaccino somministrate sono ad ora 47.685. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono il 52%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono il 64%. Se volete capire cos'è l'amore, guardate la croce. Con queste parole, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli, ha spiegato il senso della festa della Santa Croce, intervenuto ieri sera nella Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco. L'arcivescovo, prima di celebrare la messa solenne a conclusione del triduo di preparazione alla festa, accompagnato dal parroco Don Giosuè Lombardo, ha incontrato i giovani dell'oratorio dell'Assunta, che l'hanno accolto con canti di gioia. Grazie.
momento di grande partecipazione e di grande festa. Non si è sottratto alle domande dei ragazzi che gli hanno spiegato le attività dell'oratorio, che è diventato per tutti una grande famiglia. Ai microfoni di TV City, Don Giosuè ha spiegato le origini e il significato della festa. Anticamente era la festa dell'invenzione della croce, che significa del ritrovamento della croce, e a Torre del Greco si celebrava in maniera solenne il 3 maggio con la processione di tutti i santi. Tutti i santi accompagnavano il legno della croce che chiudeva la processione dietro l'Immacolata. Ha un fondamento storico questa festa, si ascrive a Sant'Elena il ritrovamento della Santa Croce. Fece fare degli scavi, trovarono delle assi di legno, ma qual è la croce di Cristo in mezzo a tutti questi assi? Quando degli infermi, degli ammalati cominciarono a toccare un determinato tipo di legno, guarirono e quindi ascrissero a quel legno la croce di Cristo, della quale noi conserviamo in Basilica una piccola parte di questa croce, un frammento. Quest'anno per noi è una gioia particolare perché stasera abbiamo con noi il nostro nuovo vescovo e con lui apriamo il nuovo anno pastorale. Penso che ci siano proprio i migliori auspici spirituali su quest'anno pastorale. Ancora sarà segnato dai limiti, dalle difficoltà di questo momento per le restrizioni Covid, però io vedo, ecco, proprio una forza dello spirito e vedo anche la conferma del vescovo in questa visita sua di stasera. Anche Papa Francesco nell'omelia di oggi ha detto così: abbiamo tante croci, forse anche in tasca, col rosario, nelle macchine, nelle case pure, pure sulle chiese, sulle montagne abbiamo la croce, ma quella croce la dobbiamo fare entrare nel cuore, al centro della nostra personalità. Dopo il momento con i giovani, alle 19:30 ha avuto inizio la celebrazione eucaristica. È una gioia immensa essere qui con voi e vivere questa giornata così importante. Ha iniziato così la sua omelia, senza nascondere l'emozione di ritornare in Basilica e di venerare San Vincenzo Romano, un dono grande per il mondo intero. Non sono mancati i ringraziamenti per l'accoglienza ricevuta e i momenti di tenerezza con i giovani in carrozzina ai lati dell'altare. Poi una riflessione profonda sull'esaltazione della Santa Croce. È davvero una gioia immensa essere qui stasera in mezzo a voi e vivere in questa giornata così importante, così particolare per voi, questa festa, con voi dell'esaltazione della Santa Croce. E non mi nascondo che sono anche molto, molto emozionato, perché rientrare in questa chiesa, perché già ci sono venuti, no? Sono venuto qualche anno fa, quando c'è stato qui l'incontro del presbiterio regionale con i vescovi. Io sono venuto con le preti di Cerveto, ricordo che ero seduto lì in quell'angolino, e per me è stato motivo di gioia entrare qui in questa chiesa per venerare San Vincenzo Romano, perché è davvero un dono grande, non solo per questa comunità, per tutta la Chiesa di Napoli, per tutta la Chiesa universale, ma per il mondo intero. Stasera sono qui perché sento davvero il bisogno, lo dicevo all'inizio della celebrazione e lo ripeto, ma lo dico davvero con molta umiltà, perché veramente l'incontro che ho avuto prima con i ragazzi, ma anche venire qui stasera in questa basilica, l'accoglienza che mi è stata riservata in qualche modo è motivo di gioia profonda, perché mi sono sentito appunto anche invitarmi a riflettere sul significato di questa celebrazione, l'esaltazione della Santa Croce, perché la domanda che spesso noi ci poniamo è: ma come si fa a esaltare e a festeggiare una croce? C'è il senso a questa festa, e il senso di questa festa è il senso stesso del significato che la croce ha nella storia e nella nostra vita di credenti e di cristiani, perché Dio crocifisso è il senso dell'incarnazione stessa di Dio. Se voi volete capire che cos'è l'amore,
guardate la croce, guardate Cristo crocifisso, che è il volto della luna. Quindi quando noi diciamo che siamo qui per festeggiare la Santa Croce, l'esaltazione della croce, che cos'è questa esaltazione se non il rivestire la croce con tutto il suo significato di quella che è la compassione di Dio, la tenerezza di Dio e l'amore di Dio. Stasera noi celebriamo la tenerezza di Dio, l'amore di Dio che si manifesta su quella croce che per noi è salvezza, salvezza. Giunto alla 26esima edizione, il Festival Etnos, Festival Internazionale di Musica Etnica, ideato e diretto da Gigi Di Luca. Siete partiti il 10 settembre e la rassegna si concluderà il 26 con numerose tappe nei comuni vesuviani. È una rassegna che ha la sua 26esima edizione, un festival internazionale molto atteso. Quest'anno ha avuto il riconoscimento anche del Ministero della Cultura, che lo sostiene anche economicamente, oltre alla Regione Campania e i comuni, diciamo, vesuviani, tra cui San Giorgio, Porti, Circolano e Torre Annunziata. E faremo tappe, diciamo, in vari comuni, e restano ancora 7 eventi, spettacoli, produzioni, eventi internazionali. Questa settimana, in questo weekend, abbiamo il venerdì sera il grande concerto dei Fratelli Mancuso alla Reggia di Portici. Fratelli Mancuso, per chi non li conoscesse, hanno vinto quest'anno la Targa Tengo con il miglior album in dialetto, ma sono due musicisti siciliani di grande levatura. Sabato avremo un concerto interessantissimo in piano solo, chitarra solo, percussioni di Elina Duni. È un'artista che arriva dall'Albania ma incide anche per un'etichetta importante di jazz, che è l'ECM. E domenica a Torre del Greco farà tappa il festival con un progetto molto interessante, una produzione del festival. Ho voluto creare un progetto tra fado portoghese, canzone portoghese, e la canzone classica napoletana. Ci sono molte similitudini, molte assonanze tra questi due generi, per cui Amara Quartet è un quartetto di donne, di ragazze musiciste che arrivano dal Portogallo, faranno una residenza qui in città con me e con Monica Pinto, che è l'artista napoletana che come ospite sarà, diciamo, nel progetto. Quindi Amara Quartet, Monica Pinto. Il concerto si terrà in un doppio step, in due orari, a Villa delle Ginestre. Uno di mattina, ci è piaciuto questa formula anche mattutina, alle 11.30, e l'altro il pomeriggio alle 18.30, e possono essere, sono anticipate dalle visite guidate che la Fondazione Ville Vesuviane curerà per chi volesse anche accompagnare al concerto una visita guidata. E la settimana successiva poi andiamo verso la conclusione del festival, ancora con 4 eventi. Saremo a Torre Annunziata con un concerto di grande spessore di musica irlandese, musica celtica, il Birkin Tree, a Villa del Parnaso il 24. Il 25 a San Giorgio con un artista che arriva da Haiti, Moonlight Benjamin, e il 26 la chiusura a San Giorgio con uno spettacolo di danza, una creazione del festival che si chiama Nobile Popolare, con vari artisti di danza contemporanea e musicisti all'interno del piano nobile di Villa Bruno, quindi uno spettacolo itinerante. E la conclusione è affidata al progetto A Sud di Bella Ciao, che è un progetto con i grandi nomi della musica popolare italiana, tra cui Elena Ledda, Lucila Galeazzi, Nando Citarella, Riccardo Tesi. Un progetto che parte da lontano, dal famoso Bella Ciao di Giovanna Marini, prodotto dal Festival di Spoleto. La rassegna dunque consolidata negli anni, che ancora una volta anche quest'anno vede la partecipazione di artisti di spessore, con costi accessibili al pubblico. Sì, noi abbiamo la filosofia di dare la possibilità a tutti di venire ai nostri concerti. In verità negli ultimi anni la rassegna è stata a ingresso gratuito, ma con i parametri del Ministero che ci chiede e che ci ha sostenuto, quindi siamo felicissimi di essere stati riconosciuti dal Ministero della Cultura, non possiamo più fare i concerti a ingresso gratuito, quindi abbiamo pensato ai prezzi bassissimi popolari per dare la possibilità a chiunque di venire ai nostri concerti. Una rassegna, lei lo diceva prima, che è il patrocinio della Regione Campania, quest'anno si arricchisce anche del riconoscimento del Ministero della Cultura, ma i comuni vesuviani coinvolti sostengono la manifestazione.
Beh, intanto è cofinanziata dalla Regione Campania più che dal patrocinio e dal Ministero della Cultura e poi da i comuni vesuviani coinvolti, diciamo in buona parte hanno sostenuto la manifestazione sia con contributi economici o con servizi quali allestimenti di palcoscenici, affissioni manifesti, sedie, personale di guardiania. L'unico comune che non ha sostenuto il festival è il comune di Torre del Greco. Questo mi amareggia abbastanza, non ne faccio polemica né altro, però ne prendo atto, perché voglio dire, le tappe si fanno in tutti i comuni, è ovvio che un comune che accoglie un festival deve anche dialogare col festival. Non ho trovato assolutamente sponda di dialogo con questa amministrazione. Mercoledì di coppa per la Turris di Mister Caneo, che si appresta ad affrontare in trasferta la Viterbese nel secondo turno eliminatorio. I corallini, reduci dall'importante vittoria in campionato contro il Foggia, si presenteranno allo stadio Rocchi di Viterbo con una formazione profondamente diversa da quella delle ultime uscite, per dare spazio a chi finora ha giocato meno e per dare riposo ai giocatori più impiegati. I padroni di casa, di contro, non stanno attraversando un buon momento e sono nelle zone basse della classifica del girone B. A parte la vittoria nel primo turno di Coppa, non sono ancora riusciti a trovare la via dei tre punti in campionato e cercheranno sicuramente la svolta contro la Turris. La posta in gioco è molto alta, in palio c'è un ottavo di finale di prestigio da giocare in trasferta contro la vincente dello scontro tra due squadre molto ambiziose come l'Avellino e l'Ancona Matelica. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Per info e segnalazioni vi ricordo che potete inviare un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani.